Salve, benvenuti al The Blo Show. Io sono Blocking Cuius e oggi avrò due ospiti spettacolari. E dico spettacolari nel vero senso del termine perché si tratta di due ballerini cubani che vivono in Italia. E per chi è appassionato del genere, stiamo parlando proprio della Champions League della salsa cubana. Wilmer e Maria sono quello che in genere viene definito il top act in moltissimi festival a livello mondiale e sono sicuro che questa intervista sarà una chicca per tutti gli appassionati. Sigla! You're listening to The Blo Show, the podcast experience with guests from all over the Hola world. chicos, buongiorno, come va? Tutto Hola, posto. tutto bene? Allora, stiamo bene, siamo qua in Italia, San Benedetto del Tronto, peace and love, tutto bene. Vai. Perfetto. Ragazzi, prima di iniziare voglio fare una domanda un po' indiscreta e personale, perché io vi ho visto ballare la prima volta a Thessaloniki, credo quasi 10 anni fa, e ho avuto così l'impressione, quindi la curiosità, voi siete anche una coppia nella vita privata o solo nella danza? Siamo una coppia sia nella vita privata che nella danza, Ecco, tutte e allora. due. Perfetto, perché sai, io l'impressione che ho quando vi vedo ballare è come se voi ballaste insieme da 20 anni. Da quanti anni siete una coppia? Ah, Vent'anni, yeah. quindi pure i 20 anni ho indovinato. Sì. Questo è un aspetto molto interessante, essere una coppia sia nella vita privata che nella vita professionale artistica è sicuramente un vantaggio in molte cose, ma in alcune cose può essere forse uno svantaggio. Come la vedete voi? Beh, è un vantaggio perché siamo una coppia, conviviamo insieme, facciamo tutto insieme, però è svantaggio no, sino abitudine. Bisogna piano piano convivere anche nel lavoro e nel lavoro non siamo mai, non siamo una coppia, il lavoro è lavoro, quindi noi dividiamo il momento quando siamo a casa e quando stiamo lavorando. Ci impostiamo di un'altra maniera, soprattutto prima di tutto nel rispetto, sia lui a me e io verso di lui, perché stiamo lavorando, nessuno dei due può stare nel senso rilassato, quindi tutti e due dobbiamo essere infuocati alla stessa maniera sul lavoro, tipo un 50 e un 50 allo stesso tempo. Se uno dei due è un po' moliccio, un po' rilassato quel giorno, non si può fare niente. O all'inversa, se magari uno sta male o qualsiasi cosa, ovviamente non si può lavorare. Per questa cosa, tutte e due dobbiamo essere allo stesso passo. E ogni tanto Wilmer ti fa arrabbiare? Sì, tanto anche io a lui, è normale. ragazzi, ma se non si litiga mentre si fa le prove, allora non c'è la giusta attenzione. Perciò è normale che uno litiga perché vuole che il lavoro venga bene, un bel lavoro, una cosa precisa, però è normale si litiga, cioè per forza. Però basta, finita lì, tutti e due abbiamo lo stesso scopo, cioè andare avanti, fare un bel lavoro, perciò lei ha le sue idee, io ho le mie, poi metterle insieme è il casino, perché qua, cioè magari in un gruppo c'è un leader, un coreografo, una persona che comanda, no? Invece noi come coppia, cioè non c'è nessun leader, non c'è nessuno che comanda, non c'è nessuno che monta la coreografia. Siamo tutte e due che facciamo tutto. Perciò lei ha un'idea, io ne ho un'altra e lì succede un macello. Da questo scontro Quando. creativo poi viene fuori l'arte, quindi è una cosa. Esatto. Però quando ci troviamo subito nella stessa idea è bello, però allo stesso tempo non tanto, perché quando c'è il confronto, come hai detto tu, cioè da una cosa arriviamo completamente un'altra, perché cominciamo a parlare, 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 e magari stavamo cominciando per fare un cia-cia-cia e siamo finiti in fare un, non lo so, quello che faremo tra un po', un casino. E sai quando noi immaginiamo Cuba e generalmente i ballerini cubani, abbiamo questo stereotipo che tutti i ballerini cubani sono, oppure che tutti i cubani sono maestri di salsa. Però nel vostro caso, perlomeno per me che ho anche ballato nella mia gioventù,
Si vede che da voi, oltre a quello che chiamiamo così l'estilo della Caglie, no? Lo stile della strada, c'è anche molta cura nel movimento, c'è proprio l'accademia. Voi come vi siete formati come ballerini? Allora, io mi sono formata all'Accademia de Tropicana della Habana e da lì ho iniziato tutto perché ti fanno una formazione completa, ti fanno fare danza classica, danza moderna, afro, balli popolari cubani e soprattutto ti insegnano all'estilo della compagnia che è l'estilo cabaret. Quindi dovrei imparare tutte le coreografie, ovviamente. Ma tutti i giorni si fanno lezione di tutto, di afro, di tutto quanto, e da lì in poi io mi sono formata e ho continuato, ho finito lì l'accademia, ho continuato fuori a fare altri lavori sempre sul ballo, però è quell'accademia dove io sono cominciata, quindi ho iniziato tutto. Mi è piaciuto anche dei balli che non conoscevo perché conoscevo più la danza classica e perché mia mamma, soprattutto essendo una ballerina di danza classica, voleva che io fosse una ballerina di danza classica. Invece entrando in Tropicana non era tutto lì. Ho conosciuto i balli folclorici cubani e quindi mi è piaciuto molto perché era un altro mondo. E praticamente imparando tutto quello ti completi perché conosci un po' di tutto quanto. E quanti anni Esattamente. dura una formazione così al Tropicana? Cioè, quindi a quanti anni Allora, si è entrata e quando finisce il tuo percorso? praticamente lì io sono entrata con 17 anni e il percorso dura 9 mesi perché è un'accademia veloce per entrare dentro Tropicana finendo e essere parte del corpo di ballo. Quindi praticamente ti devono formare, devi imparare tutto al massimo, alla massima velocità possibile. Ogni 3 mesi ti facevano un esame, se non lo superavi andavi fuori, quindi tu dovevi essere a imparare tutto veloce per passato questi 3 mesi fare l'esame e continuare a stare lì. Quindi è una cosa più veloce. Un'accademia veloce praticamente. Sì. Però per chi conosce il Tropicana, ora magari per quelli che non sono stati all'Avana, il Tropicana è come dire, una sorta di teatro all'aperto dove si fa lo spettacolo, cabaret, e quindi ci sono delle coreografie molto, molto curate, degli show molto belli che vale la pena visitare se si va all'Avana. Il cavare più famoso. Sì. Ricordo, io sono stato lì 25 anni fa, quindi quando ancora ero giovane e innocente, non conoscevo il mondo della salsa. Quello è stato uno dei miei primi momenti dove ho visto il ballo dal vivo. Dico wow! Bellissimo perché soprattutto è vicino a casa mia, lì a Lavana, 5 minuti, e io dal balcone da casa sentivo sempre quando iniziava lo show. Quindi si sente la musica proprio dentro casa, vicino. E non fino a che alla fine sono caduta lì e anche per gioco perché hanno sentito, un'amica nostra ha sentito la convocatoria che facevano via radio. E ci ha detto, dai gemelle, perché io sono gemella, proviamo ad andare lì, facciamo il casting e vediamo se facciamo questa accademia. E noi così per scherzo, l'amica mia è andata prima, lei l'avevano accettato, noi siamo andati dopo a provare il casting e ci hanno detto rimanete e da lì in poi è iniziato tutto, alla scoperta dei de nuovi tipi di danze. Quindi E tu, Wilmer, eri pure al Tropicana o... io sono diplomato alla ENA, Scuola Nazionale d'Arte, sono diplomato in danze folcloriche. La scuola dura 6 anni, parti proprio sempre con la base di danza classica, danza contemporanea, danze folcloriche, poi alla fine scegli una specializzazione e io mi sono specializzato in danze folcloriche. Lì è una scuola che ti forma per fare sia il ballerino che per fare l'insegnante. Sono arrivato lì grazie a mio fratello, perché mio fratello è andato a fare il provino a LISA, che sarebbe l'Istituto Superiore di Arte, che è quello che si fa dopo. Non l'hanno accettato. E ho cominciato a ridere con Matt,
E quello mi ha detto, guarda, andiamo su, perché la Ena è una salita, andiamo su per fare i provini per fare karate. Karate, ah, io ho detto, vabbè, là, io spacco, faccio un magello. Sono arrivato lì e mi hanno messo in mutande a fare il provino e quello stava sopra perché la Ena tiene un cupole, c'è la cupola, e lui stava sopra a ridere perché... Oltre a tutto avevo pure le mutande bucate. E lui pensava di prendermi in giro, invece ho passato il provino. E quello là è impazzito. Allora, praticamente io ballavo da piccolo già, sai, ma di solito i balletti così, fare il merengue, fare imitare Michael Jackson, queste cose. Però fare il ballerino mai ci avrei pensato. Mai, 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 mai. Poi lui mi ha portato lì, ho passato il provino e praticamente quello impazzito mi ha detto: dai, dai, ti insegno a fare il mambo, il cha-cha-cha, il song, queste cose così. Sono andato la seconda volta, ho passato un'altra volta il provino e quello è ancora più impazzito. Ah, Cioè, lui era più contento di me. bello, però. E niente, sono entrato all'Aena per scherzo. Ho cominciato l'Aena con voglia, ma non così deciso perché i bambini si preparano da piccoli, cioè l'Aena si comincia a 11 anni, ma lì si preparano da 5 anni, si preparano per Tu a fare quanti anni quello. sei entrato? Come 11 anni. Ah, ok. Ma la gente si prepara da piccolini per entrare lì, per fare il provino. Io sono arrivato lì senza sapere niente. Quindi eri un talento naturale. E io non so che cosa hanno visto. E vabbè, però hanno Il visto bene, visto i buco nella risultati. mutande. Hanno visto il buco nella mutande, qualcosa hanno visto, perché io non lo so. Poi, cioè, questo te l'avevo raccontato. Allora, l'ultimo provino è l'improvvisazione. Allora, ti dicono, non so, balla come se fosse il vento. E tutti fanno così con le mani, come se fosse il vento. A me mi hanno detto, adesso fai finta che sei un frullatore. Io, un frullatore. Io ho detto, va bene, faccio finta che sono un frullatore. Ho cominciato a girare così. A un certo punto mi sono buttato in testa così, boom, per terra. È finito l'improvvisazione, ma è durata 30 secondi. E quello mi ha detto, e che è successo? Si è acceso e si è spento. È stato molto realistico Questi come hanno detto, questo sta improvvisazione. bruciato, è pazzo, facciamolo entrare. Però è bastato per farti entrare. Vabbè, ma la pazzia funziona sempre, ragazzi. Eh sì. Non c'è niente da fare. Ma sai, proprio su questo tema, te essere in mutande, abbiamo delle domande dal pubblico e c'è proprio questa qua, guarda, la metto subito in sovraimpressione. Antonio da Bassano, quindi Bassano del Grappa, perché Wilmer si mette a petto nudo quando balla la rumba e fa la faccia incazzosa? Allora, petto nudo può capitare perché allora quando balli, soprattutto qua in Europa, quando noi balliamo, cerchiamo di dare al pubblico, di trasmettere al pubblico lo show. Lo show a Cuba si trasmette attraverso lo spettacolo che dura 1 ora e mezza. Qua tu lo show ce l'hai corto, piccolo. Poi alla fine del tuo show, durante la serata nel locale, quasi sempre c'è la rumba, l'improvvisazione. E quando noi balliamo la rumba, ce la mettiamo la camicia, la giacca, queste cose così, perché è il classico rumbero. Però quando ti metti a petto nudo, fai vedere, non per far vedere il fisico, è per far vedere alle persone il movimento. La precisione del movimento, perché con la camicia tu mi vedi che io muovo le spalle. Invece, quando io mi tolgo la camicia, tu vedi tutti i dettagli, tutti i muscoli che io riesco a muovere a tempo musicale, perché ti faccio vedere il mio controllo del corpo. Perciò non è per farti vedere perciò i muscoli, gli Addominali. addominali. Cioè, questo è se un ballerino è normale che sia un fisico, cioè. Semplicemente per farti vedere il controllo del corpo che
aereo mentre faccio quel movimento. Poi la faccia incazzosa è perché dipende, se sto ballando un guaguancò con lei mi sto divertendo, ma se sto ballando una columbia o una cosa del genere, la columbia, la rumba columbia è una sfida. Perciò non ho mai sfidato per nessuno con la faccia allegra. Tu devi fare Entri il nel personaggio. personaggio, no? Devi entrare lì in quella parte. Cioè, il ballerino praticamente comunica con il corpo. Perciò, se non entri nel personaggio, cioè, praticamente non balli. E appunto non riesce a Anche dare non poi trasmetti. quell'espressione che appunto di trasmettere quell'emozione Però che è vedi, tipica di quel tipo di ballo, già la domanda sua è stata una risposta, nel senso. Perché fa la faccia incazzosa? Quello è giusto, perciò è arrivato il messaggio che io ho fatto quella faccia. quindi ci ha visto Allora, bene il nostro esatto, amico. quella è l'idea. E proprio su questo tema, a me mi è sempre affascinato proprio il processo di creazione delle coreografie, quelle che voi fate negli show, perché appunto, come dicevi tu, quando tu ballavi così a Cuba fai uno spettacolo che dura un'ora, un'ora e mezza, mentre quando tu fai lo show in un congresso, tu devi concentrare tutto, quindi devi offrire il buffet completo al pubblico in 4 minuti, quindi devi far vedere sia l'espressività del corpo, la musicalità, un po' di tecnica, quindi devi appunto concentrare tutto in 4 minuti. E quando voi create le coreografie, qual è il processo che seguite per il metodo di preparazione o gli ingredienti che mettete dentro la coreografia? Allora, noi partiamo dall'inizio. Noi nella danza ci sono i ballerini, ci sono i coreografi e sono due cose diverse. Cioè, essere un bravo ballerino non vuol dire essere un bravo coreografo e viceversa. Come essere un bravo ballerino non vuol dire essere un bravo insegnante e viceversa. Noi qua, cioè, quando abbiamo cominciato a ballare da soli, ci siamo dovuti inventare essere coreografi. È stato proprio una cosa che è venuta con il tempo. E oggi come oggi riusciamo a dare al pubblico quello che vuole, no? Però allora, i primo per creare la coreografia con il nostro stile sono tre. Il primo è trovare il tema che vuoi fare la coreografia, il messaggio che tu vuoi dare con quella coreografia. Ma il tema non è oggi ballo un son, oggi ballo un cha-cha-cha, no, il tema è questa coreografia, che cosa deve arrivare al pubblico? Al pubblico, il pubblico deve piangere, ok? Il messaggio è tristezza. In base a quel messaggio andiamo a trovare la musica. Una volta che abbiamo creata la musica, allora creiamo i passi, la coreografia. Non partiamo mai da quella musica è bella, facciamola. No, partiamo sempre con un tema. Così tutto è basato sul messaggio. Così quando il pubblico finisce di guardare lo show, non gli rimane la presa, non gli rimane il movimento, non gli rimane la pazzia, gli rimane il messaggio. Dice, ho pianto, ho fatto wow, ho fatto. Cioè, l'emozione rimane sempre di più che il singolo movimento. Il movimento la gente se lo scorda subito. Eh no, pure ci dividiamo fra musica, idea, come ha detto lui, e lì si inizia a partire da tutto. A volte anche la musica non è che la finiamo in un secondo e già da lì facciamo la coreografia. Ogni cosa ha un suo tempo. Devi avere pazienza, a volte noi per fare certi tipi di coreografia ci mettiamo un anno. E poi soprattutto perché, come ha detto Wilmer, ci siamo piano piano improvvisati coreografi, perché normalmente è a Cuba e penso che in ogni compagnia il coreografo sta di fronte a te e ti costruisce tutta la coreografia e sta lì sempre di fronte a te a guardarti e a dirti quello che fai bene e quello che fai male. Invece noi non abbiamo dovuto imparare piano piano a improvvisarci coreografi e a vederci anche noi stessi da fuori, perché non abbiamo nessuno che ti corrigga, nessuno che stia lì a aiutarti, no? Quindi, e noi
magari a volte tu dici, ma come sappiamo se questo va bene o non va bene? Quindi dobbiamo anche avere l'intuito, no? E la confidenza di provare. E vabbè, proviamo e se questo passo funziona, funzionerà. Ci renderemo conto alla fine della coreografia come reagisce il pubblico e da lì in poi anche impariamo a come costruire un spettacolo e guidandoci anche del tema del messaggio, perché questo ha funzionato, che noi vogliamo che arrivi al pubblico. Poi un'altra cosa importante, cioè, parlo dello stile cubano, perché gli altri stili ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche. Quando si vede un ballerino cubano fare uno show e farlo in tempo breve, è veramente difficile, perché la cultura cubana ha tante di quelle cose e ogni cosa che tu fai ha un perché. E ha un significato, può essere sia tecnico o religioso. E quando tu cominci a tagliare i pezzi, perché devi entrare, come hai detto tu, in 3 o 4 minuti, è molto difficile perché tu sai che quel movimento deve essere fatto in una certa maniera, ma tu lo devi tagliare perché il tempo dello show ti dice che lo devi tagliare. Perciò è veramente difficile fare una cosa piccola e allo stesso tempo che abbia tutto il significato religioso o il significato tecnico che deve avere quel passo o quel movimento nella danza cubana. Cioè, è veramente difficile. Cioè, praticamente tu devi fare magie perché. Perché sappiamo, normalmente sappiamo come dovrebbe essere, ma invece vivendo qua in Europa con gli anni il modo di ballare anche è cambiato, quindi noi dobbiamo cambiare anche, non possiamo essere gli stessi di prima o le coreografie devono essere così, noi dobbiamo essere al passo, come la tecnologia, dobbiamo stare sempre al passo, quindi questi sono i cambiamenti. Ok, e voi nell'ambiente della salsa cubana, attualmente in Europa siete riconosciuti come il top act, comunque chiamiamola la Champions League, quindi per chi non conosce l'ambiente della salsa, Wilmer e Maria più o meno sono come se parlassimo con Cristiano Ronaldo o Messi, no? Cristiano. Qual è il vostro rapporto con le altre star della salsa cubana? Cioè, tra i vari ballerini e artisti prevale, diciamo, un senso di amicizia oppure c'è quel senso di competizione o striscia gelosia? Noi siamo amici di tutti, tutti i colleghi nostri cubani. Beh, chi sono più vicini a noi che ci troviamo praticamente in quasi tutti gli eventi. Però il senso di competizione sana ci sarà sempre, soprattutto quando sei sopra il palco. Noi abbiamo un'idea, quando sei sopra il palco tu devi dare la miglior versione di te, quindi fare il meglio che puoi. E da lì viene la competizione. Quindi dopo, giù, quando non sei più sul palco, già cambia completamente atteggiamento, quindi siamo amici di tutti. Ovviamente questa competizione, io parlo del modo coreografico. Ogni ballerino, quando è sopra il palco, deve spaccare, deve dare la cosa migliore, quello che puoi. Devi essere proprio un personaggio. Però poi dopo di questo, noi siamo amici, ci rilassiamo, ci divertiamo. Almeno questa è la mia idea. Sì, questa è la nostra idea. Noi siamo così. Chi ci conosce dice: oh, ma voi sul palco sembrate altre persone. Infatti, noi sul palco siamo, cioè, pensiamo di essere i migliori del mondo. Questa è l'idea. Tu vai là e vai. Quando è finita, cioè, sei in un buon rapporto con tutti, ovviamente. C'è qualcuno che tu sei più amico e un altro sei più collega di lavoro. Questo è Sì. normale, perché fa parte dell'essere umano. Però
Sinceramente, noi i ballerini cubani siamo molto uniti, però dovremmo esserlo ancora di più, perché più uniti siamo, meglio sarà per tutti noi, perché noi, ad esempio, un fine settimana, quanti congressi ci sono al mondo? Tantissimi. Perciò ognuno di noi può girare in tutti i congressi, o in tutti i festival, o in tutte le serate. Oggi io ho fatto la performance, domani arriva un altro e fa la performance. Se a me mi chiedono che ne pensi di quell'altro, io dico, wow, sono dei ballerini pazzeschi, chiamali, perché sono veramente forti. Ci facciamo tutti girare. Se invece ognuno tira dalla sua parte, ti fai un male, perché non puoi essere dividerti in 10.000 pezzettini. Più riusciamo a stare insieme, meglio è. Cioè, questo si vede di più nella musica. I musicisti sono molto più bravi di noi ballerini in questa cosa. Però da un po' di tempo sta cambiando. Riusciamo a essere più uniti come artisti. Questo è un bene sia per noi che per quelli che ci seguono, perché vedono che noi ci divertiamo quando stiamo insieme. Ci divertiamo noi che siamo gli artisti, e il pubblico che sta con te si diverte il doppio, perché ti vede sorridere, ti vede essere te stesso durante la serata, non essere il personaggio da quando entri fino a quando esci tutto come un robot, perché la gente lo sa che il cubano non è così, il cubano è casino, è macello, ma noi siamo così tutti, è macello, ma ci diamo divertire per far divertire le persone, ma ci dobbiamo divertire noi. Questa è l'idea. Prendiamo un'altra domanda dal pubblico. Ci scrive Giovanni da Ravenna, una domanda rivolta a Wilmer. Quante figure conosci? Ne inventi di tue o le hai imparate da qualcuno? Allora, vabbè, a me mi ha insegnato a ballare mio padre con la porta. Ragazzi, volete imparare? Prendete la porta. Che la dama ha portato indietro e la portate avanti. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Così mi ha insegnato mio padre. E poi a Cuba nelle feste a fare la rueda ti insegnano a fare 70, a fare il guapo quando fai la rueda, queste cose così. E poi le figure no, le figure le inventiamo noi, perché le figure cioè, sono infinite. Ognuno ha modi fisici, cioè abilità fisiche per fare tantissimi tipi di figure. E perciò le figure le inventiamo noi. Prima cosa. Seconda cosa è guardare. Cioè noi guardiamo tutti i ballerini. E guardando tutti i ballerini, cioè vedi quel passaggio, vedi quel movimento, lo prendi e lo fai a modo tuo. Questo è molto importante pure. Si deve imparare da tutti, ma copiare da nessuno. Perciò prendi e poi lo fai a modo tuo. Cioè, mi trovo con un collega, come abbiamo fatto tante volte, pure con Emilito. Emilito, ci troviamo con Emilito. Emilito, mi insegni qualche figura? Emilito si mette là e mi insegna qualche figura. E da un passaggio, da un movimento che lui ci ha insegnato, nascono altre cose. Come dico da Milito, ti dico da tanti altri artisti, da Adolfo, da Rodrigo, da tanti altri Gli artisti. altri stili. Cioè, guardiamo i spettacoli tutti, di Jesus, di Jamulè, di Tito Tamara, di Barbarita, Roli, Michael, Kiremia, Cesseo Fernandez, tutti ragazzi, tutti. Noi guardiamo tutti, dai più bravi ai meno bravi, perché si impara da tutti. Questo è prendere e fare tuo. Poi c'è cioè, le figure te ne inventi tantissime. Poi ognuno ha il suo segreto. Io il mio segreto è bello, bello. Anche se questo tema secondo me è molto interessante dal punto di vista didattico, credo soprattutto qua in Europa, perché molti pensano che saper ballare bene significa saper fare tante figure, quindi che sono lo studente che sa fare 10 figure rispetto a quello che ne sa fare
5 o che ne sa fare 20, si sente più o meno bravo, quando poi invece in realtà non è così, cioè non è il numero delle figure che fa il ballerino buono, ma il movimento, l'eleganza, il movimento, la musicalità. Questo come lo approcciate voi con i vostri studenti? Deve un ballerino essere più bravo, dici? Sì. Cioè, Vabbè, nel senso se... di non puntare sul numero delle figure, bensì sulla No. qualità del movimento del corpo, della ritmica, della musicalità. Io Il numero... parlo dell'uomo. Dell'uomo poi lei dice la donna. Cioè, l'uomo è bravo se sa ballare, se sa far ballare bene la donna. Se tu come uomo riesci a far divertire la dama che balla con te, tu sei bravissimo, anche se ne hai fatta due di figure. Questo è l'uomo. Se tu invece ne fai 100 e la dama finisce che non ha più le braccia, tu non sai ballare. Questo è il mio pensiero per gli uomini. Anche per me, Le più donne. simile, non conta i numeri, conta com'è che lo fai, come tratti alla dama. Durante il ballo, tutte queste figure, soprattutto quelle intrecciate che piace tanto ai ragazzi fare, mi spacchi la testa, mi lasci proprio con un capello di qua, un capello di là, tutta spettinata, così io non disfruto il ballo, no? Non godo con te la notte, ogni momento che mi inviti a ballare, ovviamente mi stanco delle persone così che vogliono fare 20.000 figure. E non sanno manco guidare. Preferisco almeno che mi faccia un giro a destra, una vuelta, una guajea, una cosa simple, e io mi godo il ballo, mi fa sentire bene. Questo preferisco un uomo così che uno che mi fa 20.000 figure per farmi sapere che sa fare con 30 al momento, così non mi godo la notte, il ballo. Prendiamo un'altra domanda dal pubblico. Questa è un po' più tecnica forse. Ok, Mario da Caronno Pertusella. A me piace tanto il son, però lo vedo un po' come il figliastro nel mondo del ballo. Secondo voi dovrebbe essere insegnato e ballato di più? Questo è pure interessante perché generalmente quando, vabbè, da tanto tempo ormai che non vado più a ballare, però ricordo pure quando si ballava il son effettivamente veniva suonato poco. Pensavo Qual è che il sono vostro poco. rapporto con il son? Il son è quello che ti insegnano da piccolini. Cioè, il son è il padre della salsa. Se tu non sai ballare son, allora ti parli salsa cubana. Se tu non balli il son, praticamente ti manca un pezzo. Però, comunque sia, ballandosi a controtempo. È un po' difficile prendere il tempo, è molto difficile come stile, ovviamente non è molto commerciale, come può essere un salsaton, una musica che ti dà il tum, 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 che ti marca il tempo. Perciò nelle serate i principianti sono la maioranza, ma un principiante non può chiedere di ballare un son, perché è molto più difficile. Perciò giustamente nelle serate i DJ, penso io, perché io penso che dovendo avere la pista piena sempre, perché il DJ deve avere la pista piena, cioè il son lo mette un po' di meno. È giusto? È sbagliato? Non lo so. Secondo me dovrebbe essere ballato di più, o almeno suonato di più nelle serate. Poi chi lo sa ballare a controtempo lo balla a controtempo. Chi non lo sa ballare a controtempo semplicemente lo balla a tempo, ma intanto sta ascoltando quel tipo di musica che è molto bella. Però ovviamente in Europa non è un ritmo commerciale, perché il commerciale Sì, perché lo hanno impostato così. Quindi a noi, soprattutto quando facciamo lezione alle persone, ci piace farli ascoltare tutto tipo di musica. Soprattutto mettiamo tanto son, così loro sentono, la conoscono, magari ci chiedono: ah, ma questo brano, fammelo sentire, lo voglio tenere, così lo ballo, o vado alla serata e gli chiedo al DJ di metterlo. Perché praticamente normalmente a Cuba, soprattutto quando ci hanno fatto questo provino per entrare alla scuola, non è che ti hanno detto: ma tu sai ballare salsa? Marcame 1, 2, 3, 5, 6, 7. No, ti hanno detto: è il tempo del son. Ci hanno messo la musica e tu lì da solo ascoltare l'orecchio. Quindi per quello noi teniamo sempre più rispetto per il son,
che da lì è nato tutto, e ovviamente anche rispetto per la salsa, però il son è proprio la radice, il padre di tutti quanti. Quindi ci piacerebbe almeno anche un giorno che qua in Europa si pensi anche di questa maniera. Però beh, questo anche va per conto nostro. Noi comunque quando insegniamo sempre lo trasmettiamo agli allievi, gli spieghiamo tutte queste cose perché gli allievi hanno anche tanti dubbi di questa teoria del son. E soprattutto quando sento anche che dicono che il son è di vecchi. Questo a me non mi piace perché il son si può interpretare da tante maniere, soprattutto quando ho fatto la scuola di Tropicana, c'è il son tradizionale e c'è ogni musica di salsa più libera che la puoi ballare a contratempo e interpretarla. Stai ballando contratempo e stai ballando son. Quindi è anche più bello cambiare i tempi mentre balli, quindi bisogna questo impararlo bene, questo contrattempo, il son. Dovrebbe essere parlato di più. Eh sì. Ora parliamo invece di qualcosa di più serio. Durante la pandemia del Covid, tante attività legate al mondo dello spettacolo sono state massacrate. E adesso com'è la situazione? Si è ripreso, si è ritornati in qualche modo alla normalità rispetto ai tempi prima del 2019 o siamo sempre sotto come livello di numero di congressi, serate? Ancora il problema c'è, però che si iniziano a fare i congressi, soprattutto fuori d'Italia, questo sì, già ci siamo stati in alcuni, adesso avremo altri, però per adesso tutto si fa fuori d'Italia, finché in Italia si decida di aprire le discoteche, si lascia un po' la gente respirare, e soprattutto in questo settore che ha sofferto tanto e ancora sta soffrendo. Così almeno si rialza di nuovo le discoteche qua, perché soprattutto in Italia è uno dei paesi, mi sembra che è quello dove più si balla. Quindi festival, eventi ci sanno ogni settimana, c'è sempre qualcosa, quindi speriamo che migliore, che tutto il sistema così continua a essere uguale come prima o ancora meglio. Sì, in questa pandemia, cioè non soltanto in Europa, ma penso, cioè, penso, no, lo so, perché parlando con tutti gli altri colleghi che sono in giro per il mondo, è stato così. Cioè, si è visto quello che da sempre si sapeva, ma non si era visto così tanto. Che cosa? Che molte persone pensano che l'arte in generale, non parlando solo della danza, che gli artisti, molte persone pensano che non è un lavoro. Tu che fai? Ballerina. Però che lavoro fai? Capito? Sì. Allora, cioè, fare il ballerino non è un lavoro, fare il musicista non è un lavoro, fare il pittore non è un lavoro. Cioè, questo pensiero si è visto proprio tanto in questa pandemia. Perché? Perché noi siamo stati il primo settore a chiudere e l'ultimo a riaprire. Cioè, e poi anche il rispetto, la maniera di ci hanno trattato in questa pandemia è stata diversa da tanti altri lavori. Fare l'artista, ragazzi, è un lavoro. Fare ballerino è un lavoro. È difficile. È difficile, ve lo posso giurare, è difficile fare ballerino. È tanto sudore, tanto sacrificio. Cioè, per parlare di ballerino, per non parlare delle scuole di danza, cioè, è incredibile tutto il lavoro, c'è cioè, tutta la vita che c'è dietro a una piccola scuola di ballo che ha una piccola sala di 30 metri quadri. Cioè, la gente fa sacrifici di una vita e poi, ma tu fai, che fai? Insegnante di danza? Ma lo fai in tempo libero? È un hobby? No, è un lavoro. Cioè, e questo mi è dispiaciuto tanto perché, cioè, pensavo che oggi, cioè, siamo nel 2021, cioè, le persone si fossero accorte che l'arte fa parte della nostra vita quotidiana, ma chi
è l'artista che porta questa arte, cioè non si improvvisa la mattina alla sera, cioè parte, come ho detto prima, da quando hai 11 anni e tu lavori tutta una vita per arrivare a questo momento. Perciò mi aspettavo un po' più di rispetto, non solo per gli artisti, ma il mondo in generale, dall'artista alla scuola di ballo, anche all'allievo, perché cioè, ballare o fare qualsiasi tipo di arte è difficile, è un lavoro. Questi commenti, anche sui social, ma anche nella vita normale, a una persona ti dispiace, no? Perché non ci puoi fare niente, perché ognuno ha la sua opinione. Però ti dispiace sentire queste cose. Ma tanti pensano, ma tu balli? Ma beh, detto sì, io ballo. Tu fai l'ingegnere, io ballo. È un lavoro Tu come fai tutti gli l'avvocato, altri. io sono pittore, cioè, è un lavoro. Sì, purtroppo questa è una cosa triste che in qualche modo riguarda tutti gli artisti. Pensi ai musicisti, che sono il chitarrista, il In tecnico delle generale, sì. luci, il tecnico dell'audio, che poi in realtà quando si pensa al settore così dell'intrattenimento in generale, non si capisce che dietro anche una discoteca, dietro uno spettacolo, ci sono altre 20 persone che lavorano. Quindi è un settore che in realtà andrebbe tutelato e che purtroppo è stato maltrattato, Messo da quasi parte. dimenticato cioè in questi quasi 2 anni. In Italia, quindi, le discoteche e i congressi ancora non sono riaperti? No, hanno detto che beh, oggi come oggi che sì, adesso vogliono aprirle, però non si sa adesso che giorno esattamente. Mi sembra che sono ripartite. Già è Sì. ripartito. Questo fine settimana mi sembra che riparte, un 50%, Ok, 50%, 50% della capienza. Sì, già buono, già buono. Già è una bella notizia questa. Sì, vabbè, ma cioè, la capienza c'è, cioè, tutto quello che c'è stato c'è ancora, è difficile per tutti, è una cosa, però non è il chiudere. Perché è inevitabile, c'è una pandemia, insomma, è proprio il rispetto. Questo è quello che mi è dispiaciuto, che è mancato. Ci siamo anche resi conto di più, soprattutto perché tutti a casa, tutti a guardare il cellulare, tutti a vedere ancora di più, ovviamente la gente non lavorava, noi abbiamo dovuto continuare, quindi noi non ci siamo fermati e anche abbiamo detto adesso che facciamo? Abbiamo dovuto iniziare con le lezioni online e poi anche noi ci piace ballare, quindi facciamo i video ovunque ci troviamo, appena possiamo. E andavamo fuori, no? Fuori casa, in vari posti, anche soprattutto qua di San Benedetto. E giravamo dei video di ogni tipo di stile, son, rumba, tutto quello che a noi ci piace fare, dalla danza moderna, danza classica, idee nostre, innovare, proviamo a fare di tutto per almeno mantenerci occupati, sentirci utili, no? Nel lavoro. E vedevamo questa, soprattutto questa gente irrispettuosa che ti commenta sotto i video, ti dice 20.000 cose che non avevo mai visto in vita mia, la gente cattiva così, che no, proprio non sa che questo è un lavoro tuo, che dovrebbe almeno avere un po' di rispetto. Però vabbè, questo è anche una cosa in generale, però soprattutto nelle redes sociali. Non so, la gente proprio è nel tempo dell'età della pietra, proprio neandertale ancora, è come se andassimo indietro, no, non si capisce. E Però questi che voi dicevano vai a lavorare, vai a raccogliere le patate, tutto quanto, non sa, noi evitiamo sempre di risponderle a nessuno perché non vogliamo fare polemica, ma almeno vi facciamo capire che questo è un lavoro,
Noi Cioè, lavoriamo di questo. però voi comunque siete stati anche tra i primi a appunto organizzarvi con le lezioni online e con il fatto che comunque siete abbastanza conosciuti, avete anche un vantaggio rispetto agli altri. Ma le vostre lezioni online come funzionano? Fate la lezione dal vivo oppure avete i corsi registrati? Allora, noi all'inizio abbiamo iniziato live dal vivo e poi abbiamo passato a fare lezioni registrate, che soprattutto è meglio per la qualità e la gente la poteva anche vedere tranquillamente in ogni orario. Quindi noi abbiamo dei gruppi creati, le lezioni di gruppi che facciamo ogni settimana, facciamo un gruppo diverso, Afro-Rumba avanzato, Intro-Afro-Rumba, Wilmer e Marie Style, ogni varietà, salsa in copia che facciamo noi, e tutte le settimane noi facciamo lezione online, quindi su questi gruppi. Poi partendo così a fare la lezione online, cioè già da prima della pandemia c'era questo pensiero, perché girando dappertutto, cioè, faccio un esempio, se tu vai, non so, non soltanto in Europa, se vai, non so, in Cina, cioè, quello di Cina non ti può vedere sempre, ti vede una volta l'anno. Allora, è interessato a fare lezioni con te e già ci stavano chiedendo queste lezioni online. E abbiamo approfittato per aprire la nostra accademia, abbiamo aperto l'accademia. In questa maniera, aprendo l'accademia, Online. era meglio registrare la lezione perché nelle nostre lezioni chi fa la lezione non rimane lì, cioè tu hai la possibilità di fare la lezione, guardarla per 15 giorni e soprattutto mandare un video o mandare una domanda e noi ti possiamo correggere. Perciò non è la semplice lezione, la faccio, ho fatto due passi e basta, E finito. rimane lì. Cioè, il nostro pensiero è proprio fare, studiare le persone, quelli che magari ci vedono una volta l'anno. Abbiamo approfittato di questo momento e abbiamo aperto l'Accademia Online. Siamo non contenti di più perché prima riusciamo ad avere contatti con tutto il mondo, è bello vedere l'interesse che c'è per la danza. E secondo, era una cosa che dovevamo fare da tempo e l'abbiamo fatta e è andata bene. Questa è l'idea. E dal punto di vista così del business, per voi è più conveniente in futuro puntare sull'online o volete ritornare alla classe dal vivo? Diciamo come No. elemento preponderante della vostra attività lavorativa, in questo caso. Noi dal vivo, sempre, perché non sarà mai uguale dal vivo che online, ma vogliamo mantenere sempre, senza perdere queste lezioni online, mantenere questa accademia viva, anche se si rinizia, si faranno le lezioni dal vivo, noi questa accademia sarà sempre funzionale, quindi la gente pure che ci chiederà. Avete lezione di tanto? Prima ti chiedevano un CD. Avete un CD qualcosa con figure, o solo afro, o solo voglio imparare il son, per esempio? Già noi li possiamo dire: guarda, c'è nell'accademia nostra, puoi trovare tutto quello che hai bisogno lì. E quindi questo anche è una cosa che gli diamo una continuità al lavoro che abbiamo creato durante la pandemia, senza perderlo, senza buttarlo così a niente. E poi la lezione live non la batte nessuno, ragazzi. Esattamente. Cioè, noi esseri umani siamo stati concepiti per avere rapporti umani. Perciò dobbiamo divertirci, dobbiamo parlare. Almeno le nostre lezioni non è soltanto ballo, è ballo, ma soprattutto divertimento. Noi cerchiamo di portarlo nella nostra lezione online, però ovviamente con un pubblico davanti è tutta È un'altra cosa, un'altra sia cosa. per noi che per gli studenti, normale, sempre così. Sì, perché appunto la salsa, oltre a essere appunto un ballo, è anche un momento di socialità, di connessione, di Sì. amicizia. Quindi a me manca molto proprio il ballare dal vivo.
e le serate, bei tempi che furono. Comunque, spero che si ritorni di nuovo a, Ah, si a, a, ritorna. Eh a, 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 sì. sì, a che si ritorni alle vecchie glorie. Qua, ragazzi, poi questa intervista è andata liscia come l'olio. È stata molto bella, credo che abbiamo avuto molto materiale per i nostri ascoltatori. Abbiamo fatto quasi un'ora, quindi vedi, il tempo è volato via. Arriviamo così alla conclusione e per chi ci segue da casa, noi metteremo anche nelle show notes tutti i vostri siti, i collegamenti con i vostri social, con la vostra accademia di ballo. Quindi non dimenticate di mettere un like e di condividere. Ma l'ultima cosa, l'ultima domanda è chi vuole imparare da voi? Dove vi trova dal vivo in questo momento? Quindi in quale scuola Guarda. insegnate in Italia? Allora, noi questo anno, cioè ogni anno noi cominciamo dei percorsi formativi diversi, no? Questo anno abbiamo cominciato a Roma, a Verona e a Venezia. Ok. Perciò troverete tutte le informazioni sui nostri social, poi i congressi i più vicini sono adesso Festival de Cuba in Germania, Stuttgart. E poi il prossimo è Orange in Francia tanti Quindi anche comunque questi qua li troveranno sul vostro sito tutti i festival dove sì, parteciperete voi. sui nostri siti social troverete la tutte le nostra pagina date, Facebook e tutte Instagram, noi mettiamo sempre tutti gli eventi dove saremo. le date. Perfetto, allora li collegheremo nelle show notes così i Perfetto, nostri sì. spettatori potranno trovare tutte le informazioni in un posto solo. Quindi ragazzi, grazie per il tempo che ci avete dedicato, spero di vedervi dal vivo la prossima occasione proprio qui a Stoccarda, magari passo per un saluto. Ragazzi, ci vediamo, mi raccomando, ballate, divertitevi, fate casino, perché la vita è una, e uno bisogna ballare e divertirsi. Esatto. Mi raccomando, con chiunque e ovunque. Bisogna ballare. Perfetto, grazie mille ragazzi. Grazie Ciao ciao. a te. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Un attimo prima di chiudere, se vi è piaciuta la puntata, mettete un like, abbonate il canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! Only on the blow show, so here we